Siete i nostri fratelli prediletti e in un certo modo si potrebbe dire i nostri fratelli maggiori. Capita ad alcune frasi ben congegnate di passare alla storia, ma sono molte meno quelle ispirate al punto di cambiare corso a un destino. È accaduto alle parole pronunciate da Giovanni Paolo II il 13 aprile 1986 nel Tempio Maggiore di Roma. Quel Fratelli Maggiori risuonato nella sinagoga e più ancora l'abbraccio di Papa Wojtyła con il rabbino capo Elio Toaf ebbero la forza del fiume che scava un nuovo letto nella roccia di una montagna, 2000 anni di diffidenze e sofferenze. In quel solco, quasi 24 anni più tardi, il 17 gennaio 2010, si è inserito Benedetto XVI con la sua intensa riflessione sul Decalogo e ancora, il 17 gennaio scorso, è stata la volta di Papa Francesco, accolto verso le 16 dalla presidente della Comunità Romana, Ruth Dureghello, e dall'abbraccio del rabbino capo, Riccardo Di Segni. Un'occasione per l'antico arcivescovo di Buenos Aires, abituato a seguire da vicino le feste e le commemorazioni ebraiche, di ribadire che il presente e il futuro del dialogo ebraico-cattolico sono un albero che cresce sulle radici della memoria. Papa Giovanni Paolo II venne qui 30 anni fa, il 13 aprile 1986, e Papa Benedetto XVI è stato tra voi sei anni or sono. Giovanni Paolo II in quella occasione coniò la bella espressione Fratelli Maggiori. E infatti voi siete i nostri fratelli e le nostre sorelle maggiori nella fede. Il Papa ha riconosciuto i meriti del Vaticano II nell'aver trasformato in 50 anni gli antichi sentimenti di indifferenza e opposizione in collaborazione e benevolenza, ma è soprattutto nelle grandi sfide mondiali, la pace, la giustizia, la cura del creato, che ebrei e cristiani, ha detto, devono incidere con la forza della loro fede. La violenza dell'uomo sull'uomo è in contraddizione con ogni religione degna di questo nome. E in particolare con le tre grandi religioni monoteistiche. La vita è sacra, quale dono di Dio. Né la violenza né la morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita. Prima di entrare in sinagoga, Francesco aveva reso omaggio alle vittime della deportazione del 1943 e poco dopo stretto con affetto la mano ad alcuni sopravvissuti all'Olocausto. Più tardi non è mancato nel suo discorso il ricordo delle vittime della Shoah, la più disumana barbarie, perpetrata a Serito in nome di una ideologia che voleva sostituire l'uomo a Dio. Desidero ricordarli col cuore. In modo particolare, le loro sofferenze, le loro angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate. E il passato ci deve servire da lezione per il presente e per il futuro. La Shoah ci insegna che occorre sempre massima vigilanza per poter intervenire tempestivamente in difesa della dignità umana e della pace.